Le passerelle le abbiamo già avute a giugno dell'anno scorso. Probabilmente questa giornata, che è una giornata nazionale per le vittime Covid, in memoria delle vittime Covid, avrebbe dovuto assumere un significato forse un po' più umano e di condivisione con i familiari delle vittime realmente. Oggi sono qui perché è passato un anno dal disastro iniziale. Un anno dalla perdita di tre familiari che ho avuto in prima persona. Se ti chiedo ad un anno di distanza qual è il sentimento prevalente? Che non è cambiato niente, cioè noi sembra di vivere ancora lo stesso, a me personalmente sembra di vivere lo stesso incubo che stavo vivendo negli stessi medesimi giorni lo scorso anno. Siamo qui per mostrare tutta la nostra, il nostro accaduto, quindi la nostra testimonianza di quello che abbiamo passato. Quindi, dalle centinaia di ambulanze, dalle chiamate alle ambulanze che non uscivano, dai consigli di non portare i propri familiari in ospedale, e quindi vederli salire su un'ambulanza e non vederli più da quel giorno. La speranza era di incontrare il Presidente del Consiglio, ma abbiamo strappato una promessa con la sua segreteria che dovrà riceverci nelle prossime settimane, ci auguriamo venga mantenuta. La Presidenza del Consiglio comunque ha detto che ci contatterà al più presto per un incontro tramite appunto i nostri rappresentanti o anche una video call. Quindi questo è, diciamo, da un punto di vista come familiare, e apprezzo molto questa apertura da parte delle istituzioni che da un anno a questa parte non hanno mai manifestato interesse né una vicinanza nei nostri confronti. Ascoltate la nostra storia e aiutateci a capire cosa è successo per noi, ma non solo per noi, anche perché dopo un anno ci troviamo in una situazione pandemica ancora veramente preoccupante e quindi è anche per tutti i cittadini, è per avere verità, per avere delle risposte.